con noi tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Vedo, eccolo, eccolo, Biagio Danelli. Ecco Biagio. Aspetta. Insomma, bisogna rincorrere. Finalmente, dopo averlo rincorso per tutta Italia, siamo qui con lui, presente ovunque in tutte le trasmissioni TV e tutte le televisioni italiane. Siamo, ovviamente, per chi non l'avesse riconosciuto, con il mitico Biagio Danelli. Ciao Biagio! Mi hai acchiappato, mi sei riuscito a beccare. Sei bravissimo, sei. Allora, io stavo scappando intorno e niente, lui è il numero uno, veramente bravo. Sto badadio, tu? Io sto bene, sono molto felice di averti incontrato oggi. So che sei molto impegnato. Vuoi dirci cosa stai facendo in questo periodo? Allora, oltre a vederti nei salotti. Dico una cosa. A differenza di altri che dicono faccio programmi televisivi, lavoro in televisione, no. Allora, diciamolo a questi fantastici telespettatori che ci seguono, che ne sono tantissimi, vi faccio i complimenti e ti faccio i complimenti perché siete bravissimi. Io praticamente ringrazio i fatidici VIP perché grazie a loro riesco a trattare delle notizie di gossip, tradimenti, amori. E quando una coppia si lascia, io sono felicissimo per il semplice motivo che quando si lascia una coppia ne nascono quattro, perché l'uomo si fidanza con una donna e la donna con un altro uomo. Quindi amatevi, ma soprattutto traditevi, perché noi siamo in agguato. Grazie. Lui, diciamo che è molto amato, ma nello stesso tempo anche molto odiato, vero Biagio? Io amo questa cosa, nel senso che sono odiato perché quando mi ritrovo in determinati salotti televisivi o sul web, persone che dichiarano, millantano falsità, quando io poi nel mio hard disk, nei meandri dei miei archivi, mi ritrovo praticamente prove di eventuali tradimenti, io mi diverto come il gatto col topo, perché dici io amo la mia donna e poi ho la foto di lui che si bacia con un'altra in un hotel. Allora io poco a poco lo vado a cuocere a fuoco lento per tirar fuori poi la verità e vedere le reazioni. Sì, ma anche la gente che fa reality, a proposito, c'è il Grande Fratello in corso, a breve uscirà una notizia bomba. Quindi tu in anteprima sei riuscito a beccare una cosa veramente, non posso anticiparla perché sta uscendo il materiale fotografico, ma presto ne vedrete delle belle perché si millanta amore, ma ci sono tradimenti. Lo ringraziamo per la sua disponibilità, perché è sempre un piacere intervistare persone come Biagio, non lo dico perché è qui davanti, ma lui lo sa perché ci siamo parlati, e vi diamo appuntamento al prossimo ospite, Andrea Evans, TG Evans.